Ciao carissimi amanti di Jigglypuff, questo è Electric. Oggi facciamo tante cose belle, magiche, come sempre in questo canale, il migliore di YouTube Italia. Non so se hai capito, non esiste canale migliore di Electric. In realtà non è così, questo canale è pessimo e... iscrivetevi per pietà. Ma cosa facciamo oggi? Beh, se avete visto il titolo sapete che questo è un altro resoconto delle bustine fatte la settimana scorsa più l'ultima fatta insieme come sempre. Beh, queste ultime due settimane in realtà, perché ci sono stati in tutto 3 giorni in cui Electric Topi non ha dovuto portare la merenda a scuola. Carnevale, il giorno dopo di Carnevale, ovvero oggi, perché è avanzato del cibo della festa di ieri. Poi c'è stato un compleanno, mi sembra la settimana scorsa, quindi ci sono 3 bustine in meno, quindi alla fine quasi 2 settimane di bustine con solo 4 disegni complessivi. Anche perché adesso siamo alla metà di una settimana, ma comunque sia, per comodità continuerò a chiamarlo Week 3. Siamo alla Week 3 di questa magica serie. Iniziamo parlando del primo disegno di questa terza settimana. Allora, come sapete, io quando non so che diavolo disegnare mi giro, mi guardo intorno e magicamente trovo tanti amiibo, come sapete ormai, perché lo sapete, stanno qui. E niente, quindi c'era questo amiibo di Yoshi che ho detto wow, è tantissimo che non disegno uno Yoshi, in particolare per Electric Topi. Quindi ho preso questo Yoshi e l'ho disegnato vestito bello carino con giacca e cravatta, super simpatico, super elegante direi, che sta camminando sorridente, felice, perché il mondo è un posto felice e magico, e almeno apparentemente, perché in realtà il mondo è un posto del cacchio. È un posto amaro e triste che ti pugnala alle spalle, ma Yoshi non lo sa, Yoshi non è consapevole di questa cosa ovviamente. Non può sapere tutto Yoshi nella vita, che ne sa lui, che ne sa, ha fatto mica l'università? No, magari ha lasciato anche la scuola a metà, così al secondo superiore ha lasciato perdere e non ha studiato. Ed è quindi un ignorante, uno scemotto e non va bene. Non lasciate la scuola bambini, avete capito? Non lasciate la scuola, studiate, studiare fa bene. Frasi fatte. No, davvero, io sono sempre il tipo che incoraggia moltissimo a studiare, perché io sono il primo che ha studiato moltissimo nonostante faccia il disegnatore, con tanto di laurea in architettura ora disegno con un bagaglio culturale decente, discreto diciamo. Ma passiamo subito al secondo disegno, che è un draghetto che probabilmente è ispirato, probabilmente, dico probabilmente perché io ho iniziato semplicemente a disegnare così, bella, ho iniziato a disegnare quello che usciva, ma siccome sto giocando moltissimo a Monster Hunter e tutti voi lo sapete, bambocci che non guardate i video di Monster Hunter, cattivoni che non siete altro, sono video magici, super, super, un valore proprio inestimabile su YouTube Italia, e voi lo snobbate così perché dite non è un video di disegno, non lo guardo, che noia, quando tra l'altro è tra i video che mi diverte più fare in assoluto, sono video di gameplay del gioco che più mi piace sul momento, e quindi in questo momento mi piace Monster Hunter, mi piace portare Monster Hunter e continuerò a farlo. Ma a parte questo, è ispirato non volutamente a Rathalos, che è un drago rosso di Monster Hunter, un bastardissimo che vola sempre, e se per caso lo vai a sfidare con un'arma non di lunga gittata come un arco o una balestra, magari non riesci mai a colpirlo perché sta sempre volicchiando in alto sputandoti fuoco e colpendoti ogni tanto con la coda velenosa. Bastardo maledetto che non sei altro, guarda Rathalos. Ma come aggirare il problema? Basta semplicemente una freccetta flash, io non so come si chiama in italiano perché gioco sempre in inglese, praticamente una sorta di colpo del sole di Dragon Ball che lo acceca e lo fa cadere dall'aria, insomma, quindi poi quando cade puoi picchiarlo violentemente con tutto il rancore che hai accumulato mentre che era in aria. Bastardo, hai volato sempre, adesso le prende sui denti, te ne darò così tante di mazzate che ti faccio venire 2 o 3 emorragie cerebrali finché non svieni, perché non voglio dire una parola più violenta, anche se alla fine tu ammazzi i mostri, è quello il succo. Ma passiamo al terzo disegno della settimana. Questo l'ha scelto direttamente Electric Topi perché era qui in ufficio mentre che lo facevo. Lui ovviamente ha delle fisse temporanee, ma una fissa che è molto meno temporanea e che dura già da un po' è per il gioco di Bomberman.
del Nintendo Switch. Un gioco che davvero ha sviluppato in lui la strategia, generalmente. Lui batte me, batte mio fratello, batte tutti su quel gioco, e ha solo 5 anni, è super top, è una bestia, davvero. È il suo personaggio preferito, almeno per ora, visto che avendo soltanto 5 anni, in realtà va per i 6 a marzo, avendo soltanto 5 anni, i suoi preferiti cambiano di giorno in giorno, quindi almeno quel giorno che me l'ha detto era il suo preferito di Bomberman. E si tratta di Phantom, un Bomberman tipo oscuro, quasi dark, con poteri oscuri e non so che altro, tipo, nel gioco può lasciare delle bombe fasulle che non sono vere, così puoi far pensare al tuo avversario che hai lasciato una bomba lì e quindi magari lui la va a schivare quando quella non uccide perché è finta, e così la piazzi come una trappola per far spostare il tuo avversario, far cadere nella tua trappola vera, quella bomba vera, cosa che lui è bravissimo a fare, a fregarti letteralmente, a pugnalarti alle spalle. Electric Topi in the house. Ma adesso, oggi, cosa disegniamo nel disegno di oggi? Io non lo so, pensa un po', non ho idea di cosa disegnare. Wow. Cosa disegno oggi? Come al solito mi guardo intorno, guardo gli amiibo, però dopo vengono cose scontate. Sapete che ho deciso che oggi disegnerò me stesso. Disegnerò il suo papo su una bustina. Così ogni tanto si ricorda che esisto. No, vabbè, lo sa che esisto, gli faccio un disegno al giorno. Esisto molto spesso, quindi facciamo così. Siccome non so che fare, disegnerò me stesso. Pensa che bello. Voi che eravate qui e pensavate, wow, adesso fa un disegno fichissimo, invece fa se stesso. Che brutta storia. Non lo voglio più vedere questo video, lascio dislike. Ma che bastardo, gli ho chiesto se disegnava quel personaggio di quell'anime che vedo solo io e invece non lo ha fatto, adesso mi disiscrivo. Comunque ho iniziato a fare la testolina un po' chibi di me stesso. Come al solito lo schizzo si vede poco, quindi cercherò di parlare poco durante lo schizzo, proprio per far vedere più l'inchiostrazione in cui si iniziano a vedere bene le cosette. Poi oggi ho un male all'avambraccio, agli avambracci in generale, perché mi hanno spaccato a CrossFit lunedì e non so se oggi infatti ce la farò a andarci a CrossFit, appunto. Ovviamente adesso ho il barbone, quindi devo farmi il barbone bello come Gesù. Ho il barbone come Gesù, non ce l'ho liscio e bello come il suo, ma quasi lo sto raggiungendo. Gigalibab. Ci siamo, adesso vado a ripassare bello carino questo disegnino. Un disegnino super carino. Ma è più carino di così non si può, Peo. Peo, senti, ma perché non fai il disegno che ti dico io? Peo, ma perché non mi ascolti nei commenti, porca zozza? Ma sei proprio una brutta persona, mi disiscrivo subito proprio. Ovviamente mi faccio gli occhi super anime, perché io sono un anime vivente, voi non lo sapete, ma sono nato come manga, poi mi sono evoluto in anime a livello 36 e adesso sto aspettando di trovare una pietra folle per evolvermi in artista definitivo. Hai capito? Che poi che tristezza, io una volta portavo anche l'orecchino e sono abituato a disegnarmelo, adesso per fortuna mi sono ricordato di non disegnarmelo perché ho smesso di portarlo dopo un'infezione che mi ha fatto un orecchino maledetto. Infatti, se posso darvi un consiglio, non comprate gli orecchini ai mercatini, quelle robette lì della domenica, quelle robette tarocche, perché poi ecco succedono queste cose. Compratele soltanto nei negozi appositi di orecchinaggio, la cui licenza è difficilissima da ottenere, perché tu vai dalla finanza, no, dal commercialista, e dici io ho la licenza in orecchinaggio, quello ti dice che diavolo è, tu dammela e basta, e zitto, e magari te la danno. Questo è il cappellino che porto moltissimo ultimamente, in cui ci ho scritto sopra, perché le lettere sono staccabili, hashtag Monster Hunter, proprio perché sto giocando sempre a quello e non c'ho più voglia di cambiare la scritta. L'avevo fatto apposta per farlo comprare a Eren ora ha quel gioco, abbiamo già fatto una partitella insieme, soltanto che abbiamo degli orari completamente diversi io e lui, perché tipo, ieri io ho scritto stasera partitella Monster Hunter, lui ha risposto alle 2 di notte e io dormivo già da 4 ore, io ero andato a dormire alle 10, perché poi il giorno dopo devo portare Electric Topi a scuola apposta, pensa un po'. Quindi abbiamo degli orari evidentemente diversi. Lui ha gli orari da tipico giovane youtuber in carriera, io ho gli orari da papo. Da papo top. Io sono un papo top, non so se hai capito, perché se no non facevo tutti questi disegnini. Hashtag papo top. Ah, ricordo a tutti quindi di votare alla fine, perché è una cosa che mi diverte molto vedere qual è stato il disegno preferito della settimana. Sotto nei commenti hashtag Yoshi per chi
ha preferito Yoshi come disegno della settimana, hashtag draghetto carino perché ha preferito il drago, hashtag Bomberman per il Bomberman Phantom che era il terzo disegno appunto, e ovviamente hashtag Peo sei il più bello del mondo perché mi fai rizzare i peli delle ascelle, per questo disegno che stiamo facendo appunto. E quando una persona riesce a farti rizzare i peli delle ascelle, beh, vuol dire che ti ha colpito proprio nel segno, che proprio il cuore ti ha toccato, no? Siamo d'accordo su questo, e io penso di esserci riuscito con voi. Se non stavate guardando questo canale, io so che le vostre ascelle quando mi vedono si rizzano tutte e dicono: che bello Peo, non vedevo l'ora di vedere tutta quella barba e quella bellezza in un solo uomo. Incredibile, vero? Poi vi mettete gli occhiali e dite: ho sbagliato tutto. Lo so, capita a tutti. Oh, quanto è carino questo mini Peo. Ma quanto è carino questo mini Peo. È un mini Peo. Zoomiamo un pochino là sul disegno, che almeno si vede meglio. Mini Peo. Ciao mini Peo, come stai mini Peo? Faccio la maglia sotto nera, così da creare un po' di contrasto, che male non è. Cancello la matita sotto come al solito, prima di andare a colorare questo magnifico mini Peo. Vado a mischiare un po' di colori tra marroncini, gialli, eccetera, sulla pelle, perché la pelle mia è quel tipo di marroncino un po' difficile davvero da ottenere con i colori. Lo dico per esperienza diretta, perché qui non è che stai su Photoshop e scegli proprio il colore preciso che vuoi tu. Devi un po' ottenerlo mischiando colori e cose. Vediamo cosa riesco a fare. Tu-tu-tu-ru, tu-tu-ru-ru, tu-tu-ru, tu-tu-ru-ru, tu-tu-ru, tu-tu-ru-ru. Mamma mia, quando Peo canta, mi si rizzano le ascelle, potete dirlo ai vostri genitori. Mamma mia, mamma, quando Peo canta è proprio una cosa che io scopro, una parte di me che non sapevo che esistesse proprio. Cioè, tipo, quell'affare con in mezzo le gambe diventa improvvisamente turgido e io dico: mamma, ho scoperto una cosa. Te ne posso parlare, poi tua mamma si vergogna di parlarne e quindi non scoprirai mai che cosa è successo veramente. Ma sono rischi, rischi che uno deve essere disposto a correre, appunto. Un po' più di ombra qui. Ok, da questo lato, yes. Yes, baby! Aha, baby! Aha! Un po' di rossore sulle guanciotte, perché no? Io sono sempre arrossito, sempre. Come tutti i manga, come tutti gli anime. Baby! Aha, baby! Andiamo a fare un po' di texture a questa bella barba. Vediamo un pochino di profondità, di voluminosità, perché io la lavo addirittura con lo shampoo, come ho letto su internet. Bisogna sempre fidarsi di quello che l'internet dice, giusto? Giusto? Penso proprio di sì. Cioè, se l'internet dice buttati da una finestra, io lo ascolto. Ah, baby! Baby! Sto guardando troppo Videogame Donkey ultimamente. Non so se lo conoscete, uno youtuber americano. Fa morire. Fa i migliori video di gameplay che esistano al mondo. E ne fa solo uno a settimana, infatti. Videogame Donkey, lo consiglio vivamente. Ne ha fatto uno su Monster Hunter magnifico. Per non parlare quello che ha fatto su The Legend of Zelda, che ha tipo 22 milioni di visualizzazioni. Ah, baby! E così capirete perché dico baby in questo modo. Io in genere i jeans blu non li porto mai. Però qui nel disegno ci sta bene per creare un po' di contrasto. A me piacciono i jeans scuri. Non so, lo so che a voi non frega una beata minchia di cosa mi piace indossare, evidentemente. Se no facevo un canale che si chiamava Peo's Diary e non lo sto facendo, giusto? Però soltanto perché non so che altro dire mentre che disegno, e quindi vi allieto raccontandovi i miei c***i. Pensate un po'. Tu-tu-tu-ru, tu-tu-ru-ru, e tu-tu-ru, 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 tu-tu-ru. Bene, bambini, non so voi, ma secondo me ci siamo. Quanto vi piacerebbe baciare questo disegno? Quanto vi piacerebbe baciare me, questo bellissimo uomo, eh? Soprattutto magari sotto le ascelle, visto che siamo in tema ascellare oggi. Ma io direi che questo è quanto per questo disegno, mi sembra relativamente carino. È me stesso, questo disegno è essere me. Essere me, ciao me, vi presento me e ciao voi, cioè, ok, basta. Quindi ricordo a tutti, votate il vostro disegno preferito della settimana. Se il vostro preferito è Yoshi, hashtag Yoshi. Se il vostro preferito è il drago, hashtag draghetto. Se il vostro preferito è Bomberman Phantom, semplicemente hashtag Bomberman. Se il vostro preferito è Peo, hashtag
Peo sei il più bello del mondo, già mi sono ascoltato l'hashtag precedente, quindi mi fai rizzare i peli ascellari, era qualcosa del genere, sì. Ma penso che per questo video sia tutto. Se avete alcune idee su cosa disegnare, visto che a me iniziano a venire a mancare proprio perché disegno troppissimo, lasciatele pure nei commenti, perché no. O soprattutto seguitemi su Telegram, che è dove io di solito domando cosa diavolo disegno oggi e lascio a voi decidere, o dove per esempio vi faccio votare cose relative ai video, Monster Hunter o quello che diavolo è. Cerco di tenere quel canale ampiamente attivo e interattivo, più che attivo, interattivo è la parola giusta. Quindi se vi è piaciuto questo video o anche solo uno di questi quattro magnifici disegni non so parlare, ricordati di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, o meglio ancora acquista una maglietta del signor con questo logo magnifico sulla maglietta. Puoi supportare questo canale proprio in questo modo, trovi il link in descrizione, ma ricordati soprattutto che stavi guardando il peggior canale probabilmente su questa piattaforma, ovvero Electric.